Bella a tutti ragazzi e benvenuti al Late Night Power Talk Show. Sono più di 2 mesi che non lo facevo per cercare di farlo con quest'uomo qui e finalmente vi È arrivato il momento. ho portato il Marzano, ce l'abbiamo fatta, ci siamo organizzati, Marzone. Finalmente. Madonna mia, quante volte, che è? Tipo a giugno l'avevamo detto di fare questa cosa Sì, del talk quando ci show. siamo conosciuti hai detto la prima volta che l'hai fatto, È proprio che l'hai vero. fatto tutto sistemato così, hai detto no, Marza, assolutamente ci dobbiamo vedere per fare questa cosa. Ho fatto no, Giorgio, ci organizziamo. E ma poi ha voglia a parlare, Ciao a bello. giocare, ci siamo dimenticati alla fine. Allora ragazzi, siamo pronti a iniziare con il Late Night Power Talk Show. Io sono Power, per chi non mi conoscesse è nuovo o viene grazie a Marza. Sono un playboy, milionario, filantropo, attore, cyber divo e anche giocatore professionista, in questo caso di Fortnite. E qui accanto a me ho Marza, in arte Francesco Marzano, Il contrario, comunque. che è mio ospite. Allora, Marza. Che per chi non mi dovesse conoscere, sono Stavo proprio per fare. E allora, Marza, in un niente. porno attore e Su basta. YouPorn, non YouTube, ragazzi. No, Lui fa video su YouPorn. mi diverto a giocare, mi diletto con gli stessi videogiochi che poi gioca lui, solo che lui alcuni sono competitivi. E a me Ti diverti, ti piace. no. È giusto così. Allora, Francesco Marza, come preferisci Marza, per qui? Francesco mi ci chiama manco mi Allora, male. perfetto, Marza. Allora, Marza. Prima cosa, chat. Quanti anni ha Marza secondo voi? 22, Paolo Cannone. E io invece ho 25 anni. Stranamente, sono più grande di Marza. Ma è la barba che è tutto. È quella che prende anni, ti È fa lei. prendere più età. Hai mai pensato comunque di tagliarti questa barba? Così uno di questi giorni o per Guarda, qualcosa? io ho sempre creduto che poi l'aspetto fisico è passeggero, anche perché io mi sono visto passare dei capelli da qua fino a A questi qua. traslarli qua, a Esatto. venire traslati, si Perciò sono mossi non ho praticamente. realmente problemi a farlo, solo che l'unica cosa è che per lo stesso motivo, avendo io perso così tanti capelli, mi tengo bene da dire, faccio una minchiata, quale tagliarmi tutta la barba, perché poi richiederebbe tempo e nel frattempo starei un nuovo Kinder. Perciò un po' più bianco. Un Ivan Grieco Sì. praticamente. Parliamo proprio di come ti è venuto in mente di fare YouTube, di iniziare a produrre video, di creare contenuti. All'inizio ovviamente non erano contenuti, magari, però come ti è venuto in mente di dire prendo, registro, faccio qualcosa Questa su YouTube? è una storia che pochi dei tanti che saranno adesso in chat potranno capire, perché magari tu neanche, perché all'epoca io ho iniziato nel 2009, ero in ordine cronologico uno tra i primi, e seriamente vi parlo di primi, quelli che adesso, cioè vi dico la verità, molti di quelli che hanno iniziato con me neanche sono ancora adesso, e quelli che ci sono di base quelli che fanno parte del mio gruppo, che è la Team, perché Ron è iniziato insieme a me, per farvi capire, e molti altri invece hanno iniziato dopo. Io non ho mai pensato di dover creare contenuti o di voler fare dei video proprio perché onestamente non sapevo neanche dell'esistenza di YouTube, che come sappiamo è nato nel 2006, ma era molto molto piccola come piattaforma, di sicuro non ha i numeri che ha Non adesso. era, non è quello che è adesso, che tra l'altro Esatto. viene usato come mezzo di Sì, informazioni, musica, musica, eccetera, esatto. eccetera. E quindi vidi strategico Call of Duty. Leggenda di Call of Duty proprio. Pochi, pochi purtroppo in chat Sì. adesso sapranno, ma come ogni veterano di qualsiasi cosa, quando sente rinominare il nome impazzisce, perché è sempre così. Quando risenti qualcosa che ha segnato il tuo passato, ti rivive tutto l'animo che hai dentro. E vidi appunto strategico Call of Duty, mi piaceva come giocava, io considero, ho iniziato per MV2 proprio grazie a quei video, però io non l'ho mai voluto. Io non ho mai voluto COD perché io volevo GTA 4. Tu dirai perché? Perché mi piaceva. Particolare. mi piaceva GTA 4. Invece il allora ragazzo di mia madre, che nel frattempo si è lasciato, quindi chissà dove cazzo sta, andò dal GameStop e sullo schermo vide questo COD. Me lo prese e io, come da copione, lo misi su una scrivania e non lo toccai Una perché me lo storia tipo di prese. amore e odio Esatto, questa, sì. me l'ho preso insieme a GTA 4, che poi era il gioco che io volevo giocare.
Quindi giocavo a quello fino a quando, senti qua, qua partono proprio il trigger, a catechismo ho conosciuto un mio carissimo amico che tuttora sento, che abitava esattamente di fronte casa mia, e l'ho scoperto poi alle medie, perché lui veniva con me alle medie, perché l'ho riconosciuto, ho detto ma tu cazzo sei con me al catechismo. Peccato così, esatto, casualmente. E lui mi fa, no sì sì ti ho conosciuto, abbiamo fatto amicizia, e ci abbiamo parlato, e poi mi fa, guarda, mi hanno regalato questo gioco, Call of Duty, Modern Warfare, ho fatto minchia. Ma l'hanno regalato anche a me. Si sono, proprio gli occhi si sono illuminati. Ma l'hanno regalato anche a me, Natale. E lui mi fa, ma lo sai che si può giocare online? Io non sapevo dell'esistenza di un online sulla PlayStation 3. Quindi dalla 3. Non avevo assolutamente idea. Quando poi me lo fece scoprire, che venne lui a casa a sistemarmi, tutto a fare tutto, che non avevo veramente idea, cioè credetemi, non è una minchiata, ma proprio zero. Dissi, minchia, allora sai che c'è? Giochiamo insieme. Quindi mi comprai le cuffiette, quelle marce della Sony, bruttissime, erano veramente orrende. Basta vedere quelle che ti danno ora nella PlayStation, certo. 4, hai visto il coso di danno? Sì, auricolari, sì, è uno, è solo uno. E la cosa più ridicola, ragazzi, non esisteva questa tecnologia. No, bisogna dire che veramente le cose che facevano all'epoca, anzi che fanno tuttora, perché non mi pare che Sony è migliorata, a parte l'Xbox, quella ti dà due cuffie così almeno, perché pure l'Xbox c'aveva questa cosa, c'aveva le cuffiette, sì, quelle da call center. Esatto. Quelle ancora più brutte, quelle proprio. Mamma mia, quelle da call center era una cosa proprio brutta. E niente, quindi giocammo insieme. Io sempre ricordandomi di strategico Call of Duty, ho detto, cazzo, ma è un gioco simile. Perché lui sì e io no? Allora, ai tempi era complicato, perché adesso diciamo che è un mondo in espansione. Mm-hmm. È un mondo che quasi si è già fermato, quello di web, YouTube, streaming. Ma prima era pure più difficile produrre contenuti, ora ci sono mille modi per produrre contenuti, dallo share della Play al DVR, esatto, dell'Xbox, alle varie capture card, Avermedia, Elgato, Blackmagic, Magewell e tutto il resto. Prima come si faceva? Esatto. Per chi non lo sapeva, perché molte persone pensano che tutti avevano la scheda d'acquisizione, tutti prendevano, registravano, caricavano così. Come si montavano i video? Prima... Cioè, questa è una storia incredibile. Io ho iniziato con Sony Vegas, programma su cui io mi sono realmente affezionato, che continuo ad usare, ma per imparare ad usarlo ai tempi erano tutti YouTube, tutorial su YouTube. Ma Panto, per registrarlo, ragazzi, erano vocabolario, e mi ricordo sinonimi e contrari, italiano e inglese in ordine. Usato tipo sulle gambe così, e là sulla scrivania stai, no, così. In fila sulla scrivania con davanti la telecamera. Io giocavo spostato così di lato per guardare quello che stavo facendo. E facevo quei video là, giocavo con il cecchino su COD e creavo dei contenuti. Lì ho avuto la fortuna di conoscere Onitsuka, uno dei tre creatori degli Aeroflex Clan in cui sono stato. Ah, che tanto uno ieri a cena ne state parlando. Uno dei loro tre era Ron, erano Ron, Onitsuka e Shock. Due dei quali si sono persi nei meandri della vita reale e un altro invece continua ad essere un mio carissimo amico, Matteo. Esatto. Ron, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti lo sappiate, cioè, voglio dire, diamo per scontato. E quindi io l'ho conosciuto, ho continuato, e lui poi mi ha parlato di, ai tempi, l'HD PVR. Vabbè, già stavi avanti, perché io, conta, quando volevo registrare all'inizio... È stato un anno, con la telecamera. No, io lo sai che utilizzavo. Io utilizzavo quella sorta di scheda d'acquisizione che sembrava fatta a goccia, non so il nome ora, non me lo ricordo. Sei uno di quei cassetti là dietro, tra l'altro, quindi poi te la farò vedere, che praticamente funzionava, che registrava tramite la presa SCART, però con i tre pin, quindi non mi sono dovuto andare a comprare qualcosa della SCART. Una cosa... La Dazzle, esattamente. Ma una cosa, la Dazzle a me c'era, ma la Dazzle era in 480. Esattamente, era una cosa orribile. Invece l'HDPVR della Upage, ai tempi era appena uscito, e spiegare a vostra madre... Nel 2010, o quel che era, una scheda di acquisizione per fare video su YouTube. Esatto, io l'ho messa così e mia madre mi ha preso per la prima volta, mi ha preso a schiaffi e mi ha fatto vai a scuola. Questa è stata la reazione. Alla terza volta che gliel'ho ripetuto, ho detto mamma ti prego, mi devi fare il regalo di Natale, mettetevi tutti insieme, voglio quella, mi serve. Non farmi dire perché. E lì sorge altro problema, si comprava solo online. E chi si fida a mettere la carta online? Oddio, all'epoca, cioè già ora ci sono persone che veramente non si fidano a comprare le cose online, tipo no, una truffa, i rimborsi, sì, le cose. Mi rubano la carta. Poi non mi arriva, si tengono i soldi, tutte queste storie.
E quindi ai tempi, immaginate, fecero una carta apposita con una prepagata, okay, tipo, con solamente quei soldi dentro, quindi volevo volare, al massimo avremmo perso quei soldi, e me lo regalarono per Natale. Da lì incominciai a fare dei video per quello che sapevo fare e continuai a conoscere gente sempre da Roma. Che tipologia di video facevi però? Sempre COD, ai tempi il mio main... generale era, gameplay era, o era... già cominciava ad esserci un'elaborazione di quello? No, 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 a me piacevano molto di più i montaggi che i commenter. Quindi tu quello che facevi era praticamente creare i cosiddetti gli OCE, i montage e tutte sì, queste... Io per gran parte del mio esordio su YouTube ho fatto l'editor. Uh-huh. Quindi facevo delle clip, ma ne editavo anche clip di altri, perché mi è sempre piaciuto il mondo, usavo molto After Effects. Uh-huh. E Sony Vegas poi per il sync con la musica, perché usare la musica su After Effects non lo sapevo fare, perché devi stare dietro al waveform per capire come il waveform, per chi fosse poco studiato del mondo, quando mettete una canzone fa tipo dei picchi e quello è il waveform. Allora una cosa, dato che ti piace così tanto questo mondo, anche se comunque ti fa incazzare, ovviamente ti sei fermato, stavi dicendo una cosa, allora perché hai quittato 4 volte? Perché non avevo le motivazioni che ho adesso. Ai tempi, nonostante già si guadagnasse, che poi non è mai stata la cosa che io realmente voluto apprezzato, perché carico una mole di video talmente bassa che comunque non puoi fare granché a livello monetario, per quanto YouTube tu sai benissimo che non paga granché rispetto a Twitch, al resto, esatto. Perciò in realtà non ho mai avuto semplicemente la motivazione, non sono mai stato così tanto seguito, e a me la cosa che mi fa andare avanti, che mi dà voglia di andare avanti, è il calore che le persone mi danno. Più la gente mi vuole bene, più io mi accorgo che la gente mi vuole bene, più io sto bene e voglio bene alle persone. Cos'è successo, scusami, che hai voluto quittare ben 4 volte? Perché tu hai proprio cancellato il canale, sì, 4 volte. Perché pensavo di passare avanti, pensavo, ho detto, continua la mia vita. Se lo lascio là, comunque è una cosa messa in stand by. Se lo cancello completamente è qualcosa che io voglio eliminare dalla mia vita. Una cosa che non voglio più pensare a quella, capito? Ed erano perché ci sono state varie motivazioni, che può essere una quando mi fecero morire, che andai a litigare con Jack di Picche, per chi sa chi è, e andai a litigare con Jack di Picche e lì mi cinfognai perché era mio amico, io gli volevo un sacco bene. E mi rispose tipo, sì, perché pensi alle visual più che alla nostra amicizia, perché vuoi fare un video per spiegare cosa è successo. Io sapevo la mia diversione, sapevo che volevo fare un video perché ero morto. La gente era panicato, esatto. Cioè, capito, Marz è morto, esatto, ragazzi. Volevo fare un video per quello e lui quando mi ha detto quella cosa, io un po' impulsivo, cosa che sono rimasto, cioè sono rimasto con impulsivo. Allora ho detto, vabbè, vaffanculo, chiudo tutto. Poi un'altra volta perché... era visto in malo modo YouTube e mi prendevano per il culo. Io pensavo di non dover fare mai più video. In che senso? Cioè, da chi avevi accanto? Sì, dai miei amici, ma okay, in modo benigno, erano là che magari, capito, ti dicevano la frase. Come se a te ti trovano pensate, fanno le schere ogni 10 minuti. Io mi feci rodere il culo e dissi, ok, non lo vedi più. Basta. E abbandonai tutto. E poi però sei tornato. Poi però sono cresciuto, non tornato. Sono cresciuto e quindi ho iniziato a pensare, oh, sai che c'è, questa è la mia strada, vuoi prendermi per il culo, vuoi trovarmi per strada e dire, ah sì, stai tutto il giorno a giocare ai videogiochi. Però ti piacerebbe a te farlo. Quello... E mo infatti quella gente col cazzo che mi dice niente, vieni mo. Questa è una bella domanda, per te YouTube è il tuo lavoro, cioè è un sì, lavoro? È come può essere fare l'impiegato, fare il poliziotto... fare, non lo so, quello che sta... Tutto quello che è canonico. Il problema è che tutto quello, proprio a definizione stile Wikipedia, tutto quello che impiega del tempo ed è retribuito è lavoro. Ok. La definizione di lavoro è esattamente quella là. Indipendentemente dallo sforzo, esatto, fisico, mentale o energie. Ora, e tempo. Ogni lavoro ha il suo. Perché io ho sempre detto, se... Un operaio no, la mattina si alza, sta in malattia, non vengo, viene pagato. Uh-huh. Un operaio c'ha le ferie. Un operaio c'ha uno stipendio fisso, sempre, per forza.
ogni volta. Un operaio arriva là e gli viene detto quello che devi fare. Tu vai là e fai quello che devi fare. Quindi, però, d'altra lavoro parte... Lavoro uguale un metro per un newton, qua partono leggi fisiche, eccetera, eccetera. Però, d'altra parte, ti crea uno sforzo fisico, perché indubbiamente dipende che l'operaio fa. Però ti dà stress come ogni genere di lavoro. Ti obbliga ad avere degli orari, perché devi sottostare a quelli che sono gli orari del capo che hai. Dell'ufficio, esatto. Del tipo della tipologia di lavoro che fai. Che possono essere scomodi o comodi, indipendentemente dal lavoro che fai, a quel punto, nel senso, dipende da te. E cioè, chi piace lavorare di notte, paradossalmente, c'è, capito? Certo. Mentre il mio di lavoro, o in simil modo anche il tuo, se la mattina io mi alzo e non riesco a pensare a quello che voglio fare, non mangio. Se io a Ferragosto... Ma anche se ricicli qualcosa che hai già fatto, esatto, in passato, dopo un po' il tuo canale va a morire. Se io a Ferragosto voglio andare al mare, non è lavoro, non vengo pagato. Se io sto con la febbre per una settimana, non carico video, io non prendo soldi. Se io sbaglio a fare un video perché vado controcorrente, vengo iterato e perdo tutto quello che ho. Io non ho certezze. Io c'ho un mese in cui posso prendere anche un euro se non faccio quello che devo. E se vuoi fare un altro lavoro? Se volessi fare un lavoro, tu dici in... Che cosa metti sul curriculum? Tu dici cosa farei se non facessi quello che faccio? Tu che titolo di studio hai? Quarto superiore. Ok. Ok. Oltre a questo, esperienze lavorative? Ho fatto il magazziniere. Ok. Lingue che sai parlare? Inglese. Mezzi e mezzi. Sì. Senza ovviamente certificati o altre, no, cose. Sei un content creator, sai ovviamente editare i video su vari programmi, sì, sai come funzionano gli obiettivi, le macchine fotografiche, videocamere, eccetera, eccetera, sì, i vari programmi su PC. E tu credi con un curriculum del genere che sia semplice per te trovare lavoro? No, assolutamente. L'unica è più semplice reinventarsi. L'unica cosa che credo a quel punto è che io, a differenza di... Attore porno, barese, qua stanno aggiungendo titoli al curriculum. La differenza è che io sarò nel 10% di persone al mondo che sanno come funziona veramente il marketing. Mm-hmm. La gente lo studia, ma io lo vivo. Quindi il problema è che prendessi... un'azienda raramente ti darebbe dei credits. Non, non so come dirlo in italiano, scusa, cioè, raramente un'azienda ti darebbe dei credits. Ma infatti non me lo darebbe assolutamente, però io sono certo che se prendi un neolaureato in finanze e marketing e gli dai in mano la parte social media di un'azienda, o la dai a me, che ho magari la fa superiore, bene, però magari non la fa come la faresti tu. Non la farebbe tu. Mai come la posso fare io. Io poi voglio dire una cosa su questa. Lui conosce la carta, io conosco il mondo. Quando noi diciamo che è un lavoro comune, non intendiamo che la... cioè, nel senso, è ovvio che tantissimi che fanno lavori fisici direbbero wow, è meglio fare quello che fai tu. Probabilmente è meglio, ma ragazzi, quanti ce ne sono in proporzione di gente che fanno il nostro di lavoro e che ne fanno uno canonico? Nel senso, è come nostro... non riconoscere i calciatori, dato che siamo in Italia, esatto. Il calcio è la nuova religione praticamente dopo la Chiesa. La cosa che non si è ben capita è che anche fare quello che facciamo, per quanto vi sembrerà stupido, richiede determinate abilità, perché parlare da soli, che io nei video, guarda, nella streaming c'è la chat, puoi interagire, nei video ragazzi non ti senti solo, io e la telecamera, cioè io mi invento un discorso in base a quello che voglio dire, siamo io e la telecamera, e credetemi, tutto il lavoro di editing che c'è dietro, devi sprecarci tanto tempo per imparare. E io quello che invito a tutti di fare, qualora voi pensiate questa cosa, diciate, non so, magari preferisco fare il lavoro che fai tu rispetto al pizzaiolo. Ora, fare il pizzaiolo è ovvio che magari richiede più fatica, devi stare vicino al fuoco, al forno, fatica, devi fare tutto. Ma anche il nostro ha i suoi lati negativi, che ovviamente non sono quelli che poi voi potete vedere mentre siamo qua in streaming, perché quello che cerchiamo di far noi è trasmettere la nostra positività ad altra gente. Se voi adesso in chat vi state divertendo, se voi adesso in chat state passando del tempo bene, a quel punto noi stiamo facendo bene quello che vogliamo fare. Questo è quello che voglio passarvi. Noi siamo qua
proprio per far passare bene del tempo, per quello che c'è possibile alla portare gente che guarda, portare positività agli altri, quindi sorrisi. Se la giornata ti va di merda, perché tutti hanno delle giornate di merda, comunque tu lo devi mascherare, lo devi nascondere, sì. Non puoi alle volte essere quello che realmente sei in quel momento, ma questo, ma non vuol dire essere un personaggio, esatto. Questo vuol dire non portare i problemi personali sul posto di lavoro. Cioè vuol dire cercare comunque di ispirare le persone, perché io, ragazzi, personalmente io cerco di ispirare con i valori dell'e-sport che ho imparato giocando professionalmente. Io ho un'impostazione, lo sai, visto, sì, sì, sì. Sono dedito, mi blocco lì e faccio quella cosa. E magari un giorno io, quando vedrò delle persone che come nel mio passato, io mi sono sempre ispirato a Stermi, Alessandro Avallone, e un giorno le persone mi diranno: io mi sono ispirato a Power, io sono arrivato qui perché Power mi ha dato l'incipit, il calcio, poi il culo te lo sei fatto tu, perché è ovvio, il culo te lo fai tu, però magari grazie a questo arrivi in un determinato punto, riesci a fare qualcosa, perché solo perché io ti ho parlato di e-sport, o solamente perché Marza ti ha fatto vedere come gli amici si divertono giocando, perché è quello che lui fa, l'ha detto prima. Sì, di base, sì. La verità è quella, voi siete un gruppo di amici, dentro me la godo, colleghi anche. Però siete un gruppo di amici. Però la cosa più bella è che io ho sempre ritenuto tale: quando ti piace quello che fai, quando proprio hai la passione per quello che stai facendo, i problemi quasi si spengono. Vi faccio un esempio stupido: Zano, quando è un po' giù di morale, streama. Attacca a streamare, parla e si dimentica della vita propria. È come se entrassi in una realtà virtuale. Tutte le persone andranno da Zano, tipo: Zano, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? No, c'è però qualcosa che non va? No, davvero. È una battuta? Sì, sì, sì. Un giorno smetterai di fare YouTube? Cioè, mai pensato a come io sarai? Smetterò di fare YouTube da quando la gente non mi seguirà più. Ok. Questo è la mia idea. Io, finché la gente continuerà a seguirmi, fin quando io riuscirò a trasmettere la mia positività, la mia felicità, il mio benessere, mm-hmm. quello che io provo quando gioco, quindi il divertimento, fin quando riuscirò a trasmettere quello alla gente che mi guarda, e ci sarà qualcuno che mi guarderà, io non avrò problemi, continuerò a farlo, per quanti siano e siano i guadagni, pochi o alti che siano. E che farai quando un giorno accadrà questa cosa, nel più brutto dei casi, che proprio non ti auguro assolutamente, però se accadesse, cioè pensiamo nel modo più brutto possibile, ho le capacità per poter fare ipoteticamente il manager di altri nuovi talenti, perché l'ho fatto prima, non mm-hmm. perché io sia più bravo, ma solo perché ho più esperienza avendolo fatto prima. Ho le capacità per fare il video editor, perché io ti edito qualcosa che ovviamente non a livelli televisivi, però Sam Calder. Sì, ti posso editare un video, sempre roba di, sai, quei video che vedi su Facebook, o i video che fa la Pagani, robe, video del genere, io te lo posso editare in 3 minuti quella roba. Perché sei bravo, è una manualità, una conoscenza ormai. Lo faccio da 10 anni, lo posso fare senza problemi. Quindi quelle sarebbero le cose. Se quello non dovesse andare, sarà il momento di andare a bussare sulla porta di mamma e andare a lavorare a Zara. Cioè, assolutamente, penso che per tutti sia così. Come diceva Yotobi, ricordatevi che voi col curriculum da youtuber non ci andate lontano. Quindi cercate di fare il più possibile. Io di fare il massimo. Culo parato ce l'ho, però. No, però dico, questo è il tuo caso, perché ora sei tu qui, ma ci sono persone che magari fanno altri contenuti, altre cose, che non potrebbero avere questa cosa. Ma assolutamente, ma infatti io mo parlo ovviamente per quelle che sono le mie esperienze. Ma infatti io sono anche stato coglione col fatto che non ho un titolo di studio, di una cosa che mi permetterebbe un domani di andare a far l'avvocato. Se io mi fossi preparato continuando a fare quello che faccio, ma facendo anche quell'altro, avrei avuto comunque il culo parato. Perciò, se hai questa paura e non sai dove andare a finire, preparati il futuro mentre fai questo, prima che aspetti che vada in basso. E allora, quindi da questo, ragazzi, capite che Marza ama YouTube principalmente, sì. Perché l'ha detto prima: quando non riuscirò più a trasmettere questo e le persone quindi non mi seguiranno più, io smetterò. Ma io vi ho detto quanto guadagno, ma per 1000 euro al mese, ma che cazzo me ne frega, qualsiasi lavoro vado a fare li faccio, anche di più, e peraltro ci avrei anche i giorni liberi e cose, non che io non me li prenda, perché non è che faccio questa fatica incredibile, tante volte sto qua e non mi sto facendo tu problemi. Sei molto più tranquillo. Lui mi ha detto: stream, fai, non ho voluto fare un cazzo. È vero, raga, poi non capivo, ogni volta faccio: dai, mo vieni a casa, facciamo la stream in due. A me, da te, io stream... perché a me non interessa, a me piace divertirmi, se io mi puscio
nelle cose che faccio, se io mi impongo a fare determinate cose, non le faccio bene, non riesco a trasmettere quello che voglio. Io ho detto, io vengo qua, la streaming, sì, ma è la tua. Vabbè. Quindi io mi diverto su quello, parlo con la chat, parlo con la gente, poi che molti di voi probabilmente mi vorranno sgozzato. Non fa niente. No, anche... come? No, nel senso, cioè, che hanno scritto? Se apro la mia di chat, è ovvio che la gente che sta là mi aspetto che è gente che sappia chi sono, mi vuole bene. Qua c'è tantissima gente, sì, molti gente di che loro conosci, che sono probabilmente poi. Non ha idea di chi io sia e con grosse probabilità li sto anche sui coglioni. Su questo ovviamente mi dispiace, però boh, magari provo a farvi cambiare idea, magari vi faccio conoscere che persona sono, che cosa voglio fare, magari vi ricredete. Più che streamare sulla mia, che è una cosa che posso fare tranquillamente a casa. Ti è mai capitato di trovarti nelle situazioni che, se ora ci pensi a mente fredda, sono irreali, le cosiddette situazioni di ti ammazzo di botte, ti picchio quando ci vediamo, tra persone che fanno anche il tuo stesso lavoro o cose simili? Cioè, nel senso, se ho tiltato contro uno, sia te che magari quella persona o quelle persone. L'unico che ho rischiato di menare è stato Frenesi, ma perché è amico mio e ho perso a FIFA, gli ho fatto così. Questo l'ha chat, no, incredibile. Bot, che cosa gli ha fatto? Poi c'è il video tipo, lo ma sai, tipo, fangula, tipo ma... il colpo della tigre, tipo così. Sì, presente quei video che facevano? Io ho dato una spinta che non... ho tiltato. Ragazzi, tiltato. Fate questo video mo col Marzone che mi fa questa cosa. Che fidatevi che fate. Sì, è finita. Fate ma alza le mani a pau. Sì, però ho fatto così, capito? Il colpo della tigre, non dico colpo giapponese. Con la tigre dietro. Sì, sì, sì. Allora, io non so niente di questa cosa. Cioè, ho sentito per la prima volta il nome di questa persona, sì, quando siamo andati a cena fuori. Ma il tuo rapporto con Zoda? Con Yolone. Con Soda, non Zoda. Zoda, Sodiner, so, fratello. Io ripeto, siamo stati insieme negli Airflex. Poi però non mi piace il percorso. Quindi c'era negli Airflex. Sì. Non mi piace il percorso che ha preso, perché io non lo ritengo una cosa sana di mente. Cioè, nel senso, poi ci sta. A me non mi piace, capito? Là te vai... su Instagram a fate Gun, l'MD con la Menchi, che è diventata una cosa vergognosa. Non hai mai visto Greta Menchi come è diventata? No, ma gli è manca la siringa, il Trainspotting. È fuori di testa. Gli manca la siringa, il Trainspotting. No, allora, fermi tutti. Io non so niente, cioè, ora sono curioso. Cioè, ora voglio sapere queste cose, raga. Ora voglio sapere queste cose, raga. No, ma raga, dai, io, ditemi che non è vero. È impazzito. Già ti chiudo nel canale, fermo. No, mo lo voglio sapere che storia. Che storia? Ma me l'avevo raccontato. Sì, ma mi ha detto una cosa così. Loro stavano insieme, poi è uscita una storia, lei è impazzita. E mi ha fatto un video con scritto che lui la obbligava a fare determinate cose, che la costringeva, la minacciava. È vero. E poi lui ha risposto e ha detto, guarda che non è vero, fa mandati gli screen, ho scritto, puoi togliermi i colori, no? Puoi togliermi... Non lo so che cazzo, gli hai detto una minchiata tipo alla Stephen King. Queste cose, sai, tipo, puoi togliermi il cuore ma non spegnerai mai i miei colori, ma che cazzo ne so. C'era uno screen con robe del genere e poi lei ha risposto di nuovo, ma io non sento né uno né l'altro. Quindi stavo vivendo la faccenda come se fosse una puntata di 100 vetrine. Io in questo momento, ragazzi. Stavano tramite YouTube, quindi tu potevi proprio vedere i video. Sì, ma ci sono ancora queste cose? Penso di sì. Non ho niente contro nessuno dei due in modo particolare, perché poi sti cazzi, perché tanto loro fanno la strada loro, io faccio la mia, non ci rincroceremo però mai. Però queste cose sono successe pubblicamente. Però onestamente mi fa un po' de me, cioè, ma che video so, ma che roba ma è? Ma perché forse lo devi fare pubblicamente? Perché magari queste cose non sono magari da esternare pubblicamente così. Ma assolutamente no. Ma tu, cioè, fino a un certo punto, allora, che non si voi tratta due vi lasciate e lei mette un video con scritto Giorgio mi stuprava e te gli fai il video contro, non puoi dire queste cose di me. Ci sono cose che nella vita non cambieranno mai, tipo i miei occhi, cioè puttanate a random di cose. Foto di bambine che bruciano bambole ci sono in quel video. C'è la Menchi che ha messo un video di una che gli brucia una bambola. Che vuoi video? Che cos'è?
E le robe voodoo, pare sto a vedere le colline hanno gli occhi, non YouTube. Passiamo alle cose positive. Tu sei dentro Me La Godo, però ci sono anche altre persone che non fanno parte di Me La Godo. Ovviamente tutti quelli che sono all'interno della vostra, del vostro TeamSpeak, chiamiamoli così. Ma pure tu puoi essere. Sì, sì, però vedi, ora io mi tiro fuori, per ora parleremo di loro, ok? Voglio che tu mi dici la prima parola che ti viene in mente, se poi cerca di trovare una parola positiva per ognuno dei membri di Me La Godo che io ti vado a nominare, okay. O anche magari al di fuori, okay? Ma quindi non ti devo specificare se poi sono realmente di Me La Godo o no quando, no, mi dici, io ti dico il nome della persona. Cioè, ragazzi, le persone che stanno sul TeamSpeak di Me La Godo, quindi ovviamente non ci sono solo quelli di Me La Godo, ok? Perché ci vengo pure io, quindi se ci sono io non sono di Me La Godo. Ok, ma molti di loro magari però non li conosco benissimo, eh. Vabbè. Perché, ok, va. Yoshi, ma non c'è tutti est, però Yoshi è in grande, Yoshi è mio fratello. Devi dire una cosa sola, devi finirla così. Cioè, ti devo dire una Yoshi parola. E rispondi, la prima cosa, così, Yoshi. Grosso. Cioè, pompato. Mollo. Ricchione. Gabbo. Bruttissimo. Ron. Professionale. Sì, Ron è molto professionale. Lur. Bastardo, perché non lo sento da 2 anni. No, no, Gianmarco. Mandate questo messaggio. Io Gianmarco l'ho sentito per una vita, qua mi devo prolungare. Oh, mica lo so che cazzo di fine ha fatto. Non mi scrive, non ha fatto né sparito. Ma sta in un brutto periodo. Che brutto periodo? Sarà in vacanza. Da 2 anni. Oh, ma veramente, oh, ti giuro. Quando cazzo lo vedo, ma io sto periodo di quella di Arena Valley, insieme a Gianmarco, insieme, aveva paura dell'aereo, sono andato a Roma a tenerlo per mano nell'aereo. Oh, che carino! Tu lo sai dove sta? Non lo sento più. Tornerà. Tornerà. Se è l'amicizia. Io sto qua. Lo sai com'è la cosa dell'amicizia, no? Possono capitare, questa è la seconda, non si vede per un non po'. Non è che nessuno, però. Zano. Amore mio. Zano lo amo. Delux. Ricchione. Ma lui? Ma lo devo, perché sono qua? Sono quella soundboard di merda, se non ve la togliete. Fazzottero. Amore, pure lui. Amore. My love. Gianco. Già, sardo di merda. Questo tre, però. Pastore però di merda. Pastore di merda. No, c'è il capo stream. No. No. Ti stavo dicendo, ti stavo chiedendo se i fanatic non ti avessero chiamato, tu avresti cercato una squadra competitiva o no? E perché? Allora, in verità, allora, questa è una domanda particolare perché ci sta un po' di storia dietro. Allora, quando mi hanno contattato i fanatic, la prima cosa che mi è venuta in mente è: dove devo firmare? Proprio istantaneo. Ok, manda il contratto subito, ma manco senza interessarmi di scadenze, quanto mi pagavano, quali erano bonus e malus, tutte queste cose. E poi allo stesso tempo, a mente fredda, parlando con il mio agente, con le persone che comunque mi stanno intorno, i miei collaboratori, così ho cominciato a sondare il terreno intorno a me per vedere un pochino quello che era, squadre italiane, altre squadre estere e così via. A un certo punto mi sono trovato a realizzare quale sarebbe il mio vantaggio di fare una cosa del genere. Magari mi pagherebbero più soldi dei fanatic, però a livello di prima cosa prestigio e di quello che io potevo arrivare a fare era ovviamente più alto, quindi per me alla fine sarebbe stato un no, rimango per i cavoli miei e continuo e magari in un futuro vediamo se mi contatterà una squadra, se no io continuo così. E poi sono entrato nei Fanatic e mi sono messo ancora più seriamente a giocare. Prima non lo facevo così, non avevo mai fatto scrim se non raramente. Però questo metteva in te il rischio di portare streaming non basata sulle enjoy, capito? Ed è esattamente quello di cui abbiamo parlato a cena, perché proprio questa cosa di fare gli streaming enjoy, molti di voi mi hanno visto negli ultime 4 settimane giocare molto da solo, giocare molte scrim e snipe. Perché non so, sono scrim e snipe. Scrim sono partite nei custom server, nei server privati, dove ci sono tutti pro team o gente brava a giocare per allenarsi, e se menano, cioè si gioca per allenarsi. Le snipe sono, si ha un orario, ci sta una voce che parte, fa un timer, non c'è un'idea che poi dobbiamo mettere in atto di questa cosa qua. Sì, c'è un timer con una voce che fa 3, 2, 1, via, tutti premono play in duo, in solo, in squadra a seconda della votazione e si cerca la partita. Si inserisce poi un codice e si sa quante persone sono nella tua lobby.
si gioca, e però più di 15-16 team non si beccano. Vabbè, mi è capitato solo una volta di trovare 20 team conta nella stessa lobby, tanto 20 team in due sono 40 Mazza, persone comunque. Sì. E ho iniziato a fare quello. Ovviamente alla gente non è che diciamo piacevano tanto queste cose, magari all'inizio erano incuriosite perché c'è un pochino più di tensione, poi dopo un po' questa cosa ovviamente va a scemare. Anche la cosa di fare streaming in inglese poteva essere... Anche quello, perché ho dovuto cominciare a streamare in inglese. I Fnatic hanno costruito un team nel tempo, cioè piano piano hanno cominciato a prendere i player, prendendo player promettenti o player fenomeni, in modo da costruirsi una squadra di persone che sono in grado di ricoprire tutti i ruoli. Guardate, me e Eric principalmente, Eric è stato preso perché è un fenomeno, io perché ovviamente sono bravo a giocare, perché sennò non ero nei Fnatic, ve lo dico, se non ero bravo a giocare non avevo quel contratto, non potevo indossare quella felpa che avete visto ieri a Marza. E se la meriterebbe comunque, però. E gli altri due invece sono due talenti, perché gli Jarl Ethnix sono sconosciuti comparati a me e Eric. Oh. E la gente tra l'altro ancora continua a fare paragoni come se, capito, Jarl e Ethnix fossero più scarsi di me o Eric fosse Dio in confronto a tutti noi, quando invece se è un team, i Fnatic ragazzi hanno una quantità di soldi così alta che loro ti prendono. Cioè, non pure... ne frega un cazzo. Ok. PSG. E niente, quindi mi è capitato poi in queste 4 settimane ogni tanto di voler staccare dalle partite di allenamento. Magari Jarl non c'era, una volta si era tagliato il dito e dice: guarda, fammi riprendere il secondo perché mi sono fatto male al dito, mi dà fastidio premere la spacebar. Dice: stasera non giocavo, ma io giocavo le solo. E quelle solo che giocavo, le giocavo per cercare di liberarmi la mente dalla pressione. E tu non sei la gente che dice: ma com'è, non stai in forma così? E io tipo: oh, ma mi sto a sentire la musica. Ma mi fai sentire la musica e fa una cosa che mi piace? Questo ti dico, secondo me è stato un rischio. Adesso ti ha ripagato. Vuol dire che ti ha ripagato, i numeri si sono solamente che alzati. Però è stato un bel rischio, io non so se avrei accettato il tuo posto. Però sai che la squadra, cioè, quello Sabea che sta lì, che io quando me l'hanno detto stavo tipo, non ci posso credere. No, un sogno è un sogno. Mi hanno contattato i Fnatic, cioè io ero tipo, no, vabbè. Non ci sono dubbi, però sarà che io sono sempre stato, restio a essere sotto contratto. A chiunque. Ma io mi trovo benissimo, loro sono come una famiglia. Li abbiamo incontrati io e Bea proprio a Colonia, a Gamescom. Le persone più chill del mondo, simpatiche. Ti tipo, è andata di culo, poteva anche non essere. Sì, mi fa, oh, andiamo a piena birra. Stasera ci facciamo una cena, andiamo a piena hamburger da fast food, proprio così. Sono persone tranquille. E ce l'hanno il cash, perché Eric c'aveva l'albergo davanti al Gamescom che costava 400-500 euro al giorno. Io sto vedendo, vorrei una domanda bella, dato che è l'ultima. Marza, data la tua sincerità e schiettezza, hai mai paura, timore di avere ripercussioni sul tuo lavoro, impossibilità di placement o altro? Ripercussioni in che senso? Cioè, nel senso magari che ti evitano per fare dei lavori o ti vanno a creare dei problemi. Lo fanno già. Persone. Io non posso. Guarda, questa è una bella cosa. Secondo me questo la gente lo deve sapere, che a volte tu, per essere troppo sincero, ti metti nei guai. Sì, ma perché non posso parlare di determinate cose, nel senso, con il fatto che comunque uso un linguaggio che è prevalentemente scurrile, col fatto che non ho magari cito cose che nel video non dovrei citare o roba del genere, per esempio FIFA. Io il video per FIFA lo faccio e lo faccio volentieri perché è una cosa che uso giornalmente, ci gioco giornalmente, però ovviamente ci sono determinate cose che loro vorrebbero che io mi rifiuto categoricamente di fare, perché gli dico andrebbero fuori dai miei schemi. Quindi io non ti dico quest'anno è il gioco più bello del mondo, gli dico sembra bello, ma ancora non lo so, quando lo giocherò per un po' te lo dico. E però il primo feeling dico quello che penso, se per me è una merda io lo devo dire. E invece per quanto riguarda il fatto che tu puoi influenzare le persone, perché tu sei un, parliamoci chiaro, faccio un influencer, sei l'influencer, comunque hai una grande capacità, e sapendo che le menti più piccole ora sono anche quelle molto più deboli rispetto a 10-20 anni fa, assolutamente, assolutamente così, ti senti una responsabilità o a volte non ci pensi? No, io devo essere onesto, l'unica cosa per cui io un po' mi preoccupo, che un po' mi spiace, è il fatto che ho un linguaggio molto scurrile. Però io sono sicuro e fiero di quello che dico, perché tutto quello che dico è pensato da una persona che comunque, per quanto io sia un ragazzino, le ho già passate tutte. Tutte le cose di cui parlo con quella sicurezza che mi senti addosso è perché io l'ho già fatto e so che è la cosa giusta. Perciò se io riuscissi a influenzare la gente su quelli che sono i miei pensieri, non sarebbero di certo i migliori al mondo, perché non sono un cazzo di nessuno.
ma sono sicuro che aprirebbe la testa a tante persone. Perché io, per quanto sto di negro, roba del genere, non sono razzista. Per quanto dico frocio a tutti, non sono omofobo, anzi. Sei però contro per la libertà, esatto, di tutti. Io ci scherzo su tutte queste cose. È una cosa che ritengo assolutamente importante, è trattare le persone come le hai sempre trattate. Se io adesso dovessi scoprire che la tua è una copertura e tu sei un ricchione, io ricchione li chiamo, io ricchione ti continuo a chiamare. Perché? Non perché per me è offensivo. Perché non cambia il tuo modo di trattarmi. Perché io non cambio il mio modo di essere solo se scopro che una cosa è vera. Perché se tu sei mio amico e io ti ritengo tale, io continuo a trattarti nello stesso modo in cui ti ho trattato fino a 3 minuti. Giusto. Quindi questa è una cosa che per me è importantissima. Non cambi il modo. Se stiamo io e te, dico, oh, vedi sto negro, e usciamo con uno di colore, io sempre negro lo chiamo. Non perché io lo ritengo offensivo, è una cosa che ovvio, devo spiegare anche a lui. Ovvio, se lui non lo ritiene offensivo... Ovviamente, ma nel momento in cui poi glielo andrei anche a dire. Perché io non cambio il mio modo di essere, non è che vado là e faccio, sì, sai, le persone di colore. No, però è veramente, veramente importante questa cosa. Perciò io no, non mi sento una responsabilità, anzi, ho la schiettezza e forse anche un po' di sfacciataggine di dire che se io riuscissi a influenzare con quelli che sono i miei ideali tante persone, sarebbe anche un mondo migliore. Mi piace sta cosa. Questo è stato un talk show assurdo, forse il migliore, anzi mi sa che è il migliore che abbiamo fatto finora tra tutti gli altri. E ragazzi, noi siamo arrivati alla fine. Se vuoi dire qualcosa prima di concludere e fare i saluti, la camera è lì, lo sai, il microfono è qui. Questo è stato, no, 3 parole al volo, semplicemente questo è stato un evento che ci siamo organizzati, cioè 2 amici hanno organizzato insieme un evento, ma la cosa più bella è che tengo a sottolineare è che di base un evento non è, l'unico evento è che ci vediamo dal vivo, perché noi questa cosa la facciamo almeno una volta alla settimana, ci troviamo, giochiamo, ci divertiamo, sì. Per quanto lui vinca le partite da solo con le solo versus duo, con me che muoio e specchio, però ci divertiamo e tutti questi discorsi li riusciamo ad affrontare in qualsiasi situazione, che sia su una poltrona, che sia da casa su TS, esatto, che sia da casa su TS a perdere a Gerusalemme e tutti a vedere Tilted Power scrollarmi addosso e tutte queste situazioni. Perciò semplicemente, se vi piace non il gioco ma le persone, quelli che siamo, semplicemente continuate a seguire, divertitevi tanto quanto lo facciamo noi. Ragazzi, un saluto, io vado a chiudere la live, ci si becca domani. Let's get it, boys. Potete pure salutare, Ah, è vero che adios, bichachos.